Buongiorno, buongiorno, prego. Sì. Sì. Un appuntamento. Certo. Allora prendo un attimo l'agenda, così andiamo a controllare. Oggi è il 15:30, mi dici il tuo nome? Così verifico. Allora, ho visto che c'è segnato una piccola spa per il viso, quindi andremo a fare dei trattamenti per viso. Hai mai fatto qualcosa di questo tipo? Sì. Però non qui da noi, vero? Sì, beh, comunque faremo qualcosa di molto simile. Più che un trattamento estetico, andrò a prendermi cura della tua pelle, a fare qualche trattamento. Non ci sarà nulla, nulla di invasivo, quindi tranquilla, anzi posso darti del tu, perdonami. Ok, benissimo. E niente, insomma, faremo un po' di coccole, così magari ti rilasserai un pochettino, ci prenderemo cura della pelle e queste cose qua, va bene? Comunque sì, qualsiasi cosa ti dovesse dare fastidio, dimmelo, cioè nel senso, allora ti dico una cosa, tutti i prodotti che utilizziamo qui sono vegani e cruelty free, quindi non ci sono prodotti, componenti di origine animale e non sono testati su animali, lo dico perché ci teniamo all'etica, e per cui insomma, comunque sono prodotti molto delicati e la maggior parte biologici, però sai, purtroppo ognuno di noi ha magari le proprie caratteristiche, quindi se senti che qualsiasi cosa dovesse darti fastidio, bruciore, pizzicore, dimmelo che te lo tolgo subito, ecco, d'accordo? Però comunque non dovrebbero dar fastidio per la pettinatura che ti sei fatta oggi. L'hai fatta apposta, hai fatto molto bene. Così non ti danno fastidio, non rischiamo di sporcarli. Ascolta, raccontami un po' della tua tipologia di pelle, così vado a scegliere comunque qualcosa di mirato. Allora, vedo che c'è qualche imperfezione. È del tutto normale, eh? Cioè, nel senso, purtroppo le imperfezioni possono capitare, poi dipende anche dalla causa. Va bene. Sì, comunque non andremo a utilizzare cose aggressive, eh? Ma sai l'origine della tua di queste, diciamo, imperfezioni? Hai fatto mai una visita dermatologica? Ok, va bene. Allora, senti, io direi senza indugi di iniziare, così siccome ci sono un pochettino di step, iniziamo subito, va bene. Allora, come puoi vedere, qui ho una paginella con dell'acqua, perché ti spiego. Il primo passaggio è quello semplicemente di lavarti il viso, perché allora, vedo che non sei truccata, come ti era stato indicato, bene. Però sai, anche solo venendo qui, un po' di smog, un po' di polvere, purtroppo la si accumula sul viso, per cui vado a lavarti il viso. Utilizzo questa saponetta vegetale che ora immergerò nell'acqua
super delicata, quindi vedrai che non ti darà alcun fastidio. Ok, formiamo una bella schiuma. Ok, ho formato una bella schiuma. Come te la senti? Ok, la fronte. Ok, adesso prendo questo pannetto in microfibra, lo impevo di acqua. Come ti dicevo, a rimuovere il sapone molto delicatamente. Ok, alza il mento. Io direi che la pelle è pulita, quindi abbiamo tolto tutto quello che può essersi accumulato e il passaggio successivo sarà passarti il derma roller. Sai cos'è? Allora, il derma roller è questo strumento. Questa rotellina con tutti questi aghetti, qual è la funzione? Questi aghettini che ti ho fatto vedere al passaggio genereranno delle piccole ferite, ma proprio lievi, cioè non sentirai dolore, non ti uscirà sangue, per intenderci, però saranno proprio delle ferite superficiali, non è che andranno in profondità, ma che faranno sì che la tua pelle in quello strato si rigenererà e quindi andrà, diciamo, non proprio ad eliminare le cellule morte, però questo rigenerarsi di pelle comunque creerà proprio una pelle nuova, eh? Quindi se ci sono anche, viene utilizzato questa tecnica, se ci sono tipo delle macchie sul viso, vengono fatte queste sedute ripetutamente e alla lunga, rigenerandosi la pelle, si dovrebbe eliminare il problema. In questo caso io lo utilizzerò anche perché quando poi andremo a utilizzare i prodotti penetreranno bene nella pelle, quindi li assorbirà. Allora, se sei pronta io inizio. Ok, molto bene.
Allora, a questo punto quello che voglio fare è utilizzare un olio per il viso, quindi è un olio ma molto lieve, sentirai che non unge, si assorbe subito, però lo vado a utilizzare perché vado a farti leggero massaggio, visto che comunque abbiamo lavato il viso, abbiamo passato il dermaroller, ho bisogno di un prodotto adesso che idrati un pochettino la tua pelle, e quindi utilizzerò questo che non si usa quotidianamente perché comunque è un olio, però molto molto delicato, che in circostanze come questa è indicatissimo. Proprio ne ho messo pochissimo, vado giusto a inumidirmi le bene, qui sopracciglia. Vedi, senti, no, no, ma proprio guarda, non unge. Ma perché è fatto apposta? È fatto apposta perché chiaramente non è che posso ungerti la pelle del viso, eh. Ok. Vedi, anche io sulle mani non sento niente, eh? È veramente super super delicato. Direi di far penetrare bene l'olio, farlo assorbire dalla pelle, quindi aspettiamo magari 5 minuti, dopodiché passiamo al passaggio successivo e ti anticipo che andrò a metterti a passarti dell'acqua micellare per andare a togliere il superfluo, quindi quello che la tua pelle non ha assorbito, lo tolgo perché è inutile lasciarlo lì, perché comunque utilizzeremo altri prodotti adesso. Ok, perfetto. Allora, aspettiamo 5 minuti e poi procediamo. Eccoci qui. Come va? Come te la senti la pelle? Bene, no, la vedo bella, bella idratata, non ci sono arrossamenti, senti fastidi? Perfetto. Sì, no, guarda, come ti ripeto, i prodotti sono veramente molto delicati. Passando al prossimo prodotto, andrò ad utilizzare quest'acqua micellare al caffè verde. Sentirai che anche questo è super delicato. Ha una profumazione veramente buona, senti? Buona, vero? Perché l'acqua micellare? Perché l'acqua micellare effettivamente va proprio a rimuovere tutto, cioè è super efficace. Sì, quindi qualsiasi residuo tu abbia, anche che non te lo senti, quindi impercettibile, l'acqua micellare lo andrà a rimuovere. Prendo un pezzettino. Perfetto,
Sentiamo un po'. Prossimo passaggio, una bella maschera. Visto che tu hai questa tipologia di pelle, ho scelto questa maschera che ha la consistenza quasi fangosa, che serve proprio per le impurità. Vedrai che anche questa ti darà molto molto sollievo, soprattutto dopo, quando andremo a rimuoverla. Sul tuo bel viso e la facciamo penetrare bene. Ecco, fatto, perfetto. Adesso ti chiedo di rimanere ferma, quindi se riesci a non parlare, a non aprire la bocca, perché la maschera dovrà seccarsi. E se dovessi muovere questa parte, lo sentiresti, ti darebbe un po' fastidio, eh? Lasciamo che agisca bene. Per cui, cosa andiamo a fare? Dovrai attendere una decina di minuti e non di più. Però per rendere un po' più rilassante questa attesa, ti faccio distendere sul lettino che abbiamo lì dietro di te, ma prima ti metto questi dischetti che sono freschi, sono stati in frigorifero fino all'inizio del trattamento, e te li appoggerò sugli occhi, così ti rilasserai e nel frattempo andranno un po' a decongestionare questa zona. Va bene, vedrai che comunque sarà molto piacevole la sensazione. Va bene? Sì, io poi ti chiamo io, vengo io a toglierteli e procediamo con la rimozione della maschera e con gli ultimi passaggi. Ok, perfetto. Ok. Ecco qua. Allora, com'è andata? Ti sei rilassata un pochettino? Meno male, dai. Sì, sì, vedo che la maschera si è completamente seccata. Prova a toccarlo un attimo. Sì, no, non lascia residui. Allora, procediamo con la rimozione. E allora, questa volta utilizzerò un piccolo detergente che farà anche un leggero scrub. Così andiamo a rimuovere proprio tutto e non ci saranno rischi di, insomma, di far rimanere qualcosa sul viso. Questo è buonissimo. Sentirai che questo scrub è di una freschezza incredibile. Senti. Sì, perché è fatto con i sali del Mar Morto. Quindi c'è un po' questa profumazione che ricorda un po' l'acqua marina.
quasi finito, mancano proprio gli ultimi due passaggi, poi sei libera. Come va? Come ti senti? Rilassata, bene, anche la tua pelle, vedrai che ne gioverà, ma anche nei prossimi giorni la sentirai molto più morbida. Sì, allora adesso voglio passarti di nuovo il panno in microfibra bagnato, così andiamo a togliere l'eccesso dello scrub che abbiamo fatto. Bene, direi che la tua pelle è assolutamente pulita, idratata, trattata e veramente uno splendore. Per cui direi che prima di salutarci non posso non applicarti contorno occhi e crema. Utilizzo questa linea, quindi sono della stessa linea, contorno occhi e crema. Che saranno una buona via di mezzo, cioè non troppo leggeri, non troppo pesanti, quindi idrateranno ma non appesantiranno la pelle, anche perché in questo periodo sta iniziando a fare caldo, quindi bisogna valutare bene che cosa mettere. Ok, ti chiedo di non tenere gli occhi aperti, però di guardare in su in modo tale che riesca a tutto il contorno occhi. Ok, andiamo a picchiettare un attimo. Ottimo, ottimo. Successivamente, cremina. Applico un po' qui, un po' qui, un po' qui e qui. E di nuovo ti passo. Bene, andiamo a idratare dopo tutto quello che abbiamo fatto, ci vuole che, insomma, qualcosa idrati bene la pelle, molto, 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 molto bene. Ok, beh, perfetto, direi. Abbiamo concluso il nostro trattamento, io spero che tu ti sia rilassata, che sia stata bene e ovviamente vedrai che nei prossimi giorni la tua pelle, insomma, sarà